si tratta di un dottore commercialista, revisore dei conti, che è il Sandro Muzio, che sarà anche vice sindaco e presiderà ovviamente l'area che ha a che fare con la partita economica, di bilancio, di patrimonio dell'amministrazione. Poi avremo la professoressa Maura Calefi, che reggerà la parte legata al servizio alla persona, l'avvocato Giuseppe Ianni, che presiderà la parte che per Sistema è molto importante, legata al commercio, al turismo, l'avvocato Luigi Cefalo, che sarà a sovraintendere un'area tecnico-amministrativa molto importante come demanio e edilizia privata. Poi avremo un ingegnere, uno strutturista, l'ingegner Sara Pellegrino, che si occuperà di suolo, difesa del territorio, una partita marcatamente tecnica. Io personalmente terrò alcune deleghe legate alla sicurezza, alla protezione civile, fondamentalmente altre partite che poi verranno magari nel tempo affidate a consiglieri in maniera tale da coinvolgerli operativamente. Sindaco, le chiedo, quindi lei si sente di definire questa giunta, la nuova giunta di Sestri Levante, una giunta civica, prettamente civica, con un qualche innesto, magari qualche esponente politico, ma in realtà lei la definisce più una giunta civica o una giunta politica? Assolutamente, è una giunta che rispecchia la linea che noi abbiamo sempre tenuto e che gli elettori hanno confermato dandoci fiducia e fiducia abbondante, per cui sicuramente è una giunta che viene dal territorio, una giunta dove vi sono professionalità ed espressioni di persone che a Sestri Levante lavorano, si sono fatte apprezzare e potranno dare il meglio di loro per la nostra città. Quali saranno le prime operazioni che porterete a Sestri Levante? Quali saranno i primi interventi? Su cosa, secondo lei, bisogna cambiare? Cambiare il corso degli ultimi anni? Su cosa invece si può continuare e proseguire il lavoro che è stato compiuto dalle precedenti giunte? Ma allora, innanzitutto uno dei primi interventi sarà legato a una verifica attenta della partita di bilancio che presenta un avanzo, ma su questo avanzo ci sono delle ombre lunghe di situazioni che lo andranno a erodere e poi andranno anche purtroppo a dover andare a ritoccare il sistema tariffario, in particolare l'ATARI. Per quanto riguarda la discontinuità, sicuramente uno degli elementi è quello legato alla professionalità, a una presenza in assessorato di professionisti, di persone che hanno delle competenze professionali e le spendono per la città e quindi con una minor presenza politica. Poi sicuramente vi sarà la partita legata alla condivisione delle scelte amministrative con i cittadini, questo sicuramente. Poi, come ho sempre detto, vi sono tutta una serie di cose che troviamo fatte molto bene, che funzionano e che ovviamente noi manterremo cercando, laddove possibile, di migliorarle. Sindaco, buongiorno, sono Cirone. Io ho a che fare tutti i giorni con i cittadini. Le chiedo una cosa, quelle cose che si dicono sempre in campagna elettorale, no? La mia porta è sempre aperta, i cittadini possono venire quando vogliono. Ci sarà un feedback con i cittadini? Cioè i cittadini possono aiutarvi la strada? La giunta è piena di professionisti, come lei ha detto. Il cittadino di Sestri Levante vi può raggiungere? Ha un canale per raggiungervi, per farsi sentire? Per finalmente lavorare insieme, non da suddito, ma da cittadino a Sestri Levante. Allora, innanzitutto rovesciamo completamente questa prospettiva perché i cittadini di Sestri Levante non sono sudditi e forse qualcuno può aver avuto la sensazione in passato, qualcuno può avere la sensazione, aver avuto la sensazione di essere trattato, come dire, con magnanima benevolenza da parte del comune, quindi avere l'impressione che se una pratica va avanti ha ricevuto più un favore che aver esercitato un suo diritto. Ecco, noi vorremmo togliere questa sensazione e questo è proprio un punto importante. Per questa la condivisione è significativa e noi la faremo. C'è un progetto di nomina dei consigli di frazione e di quartiere, quindi avere dei rappresentanti eletti
che si interfacciano per ogni area della città direttamente con l'amministrazione. Questo è sicuramente un punto molto importante di riavvicinamento tra chi governa e il territorio. E poi io svolgerò periodicamente, con cadenza almeno una volta al mese, un incontro con varie aree della città, per cui ci sarà proprio un confronto diretto, quotidiano. E poi io vivo in città, vivo in un quartiere che è centrale, che non è certo la passeggiata a mare, ma è un quartiere dove risiede la maggior parte della popolazione di Sesto, il contatto con le persone è quotidiano. Grazie. L'ultima cosa che le chiedo, Sindaco, poi la lasciamo andare, la ringrazio per essere intervenuto, è questo. Ha sentito, ha parlato con Claudio Muzzo da una parte, il consigliere regionale, capogruppo in regione di Forza Italia, che ha trainato davvero la sua corsa, poi che l'ha portata a diventare sindaco di Sesto Levante. Ha parlato con Diego Pistacchi, con Pistacchi ci sarà una collaborazione in questi mesi, in questi anni di giunta? Ma io, la collaborazione Claudio Muzio è nella maggioranza, la collaborazione con Diego Pistacchi e con tutti gli altri consiglieri che non fanno parte della maggioranza, io la auspico, la vorrei, sono assolutamente disponibile. Siamo aperti alle idee positive da chiunque vengano, saranno ben accette, e siamo aperti anche ad eventuali suggerimenti, ad eventuali anche correzioni, perché no?